Innanzitutto, vabbè, auguri ai nuovi gruppi che si sono formati l'altra volta, anche oggi. Apprendo con molta soddisfazione che stiamo in una fase evidentemente nuova, ma sicuramente di convinto e forte sostegno all'azione della maggioranza. Parto da qua perché è la verifica del programma, quindi mi fa molto piacere che tutti quanti stiamo facendo un lavoro per cercare di rafforzare le condizioni dello stare insieme. In realtà gli assessori l'altra volta sono stati molto esaustivi e li ringrazio, perché al di là di quello che quotidianamente si legge sui giornali, il rimpasto, le pagelle, le bocciature, chi sale e chi scende, il lavoro complicato che è stato fatto in questo anno e mezzo è un lavoro di squadra. Quindi io, come ringrazio sempre in quest'aula la maggioranza, i consiglieri, il confronto, io mi sento di ringraziare la mia squadra, che è una squadra fatta di donne e uomini che ogni giorno ci mettono la faccia, lavorano con sacrificio, con fatica, con dei limiti, facendo degli errori come li faccio anche io. Ma gli errori della giunta non sono errori di un assessore, sono errori di, come dire, della squadra, e quindi di cui io mi assumo chiaramente la responsabilità politica. Il 2017 è stato un anno davvero duro, è stato un anno davvero complicato, forse tra i più difficili. Vorrei ricordare, anche perché è un argomento che ritorna in auge, il blocco della cassa per 6 mesi. Io sfido qualunque amministrazione, anche le amministrazioni virtuose, chiamiamole virtuose non perché governano bene, virtuose perché stanno in bilancio attivo e hanno i soldi in cassa, a vedersi un giorno all'improvviso bloccato per 6 mesi le proprie casse. Ebbene, noi abbiamo resistito, la città ha stretto i denti, abbiamo avuto tante difficoltà a approvare i bilanci, e se siamo andati avanti è perché è una squadra solida, la giunta fa un gran lavoro, abbiamo un'amministrazione che ci segue con tanti talenti, con tante persone davvero brave, e il Consiglio Comunale che nei momenti decisivi è stato sempre al nostro fianco. Il 2017 è stato un anno difficile anche perché si è chiuso positivamente con l'approvazione di una legge di bilancio che ha accolto molte richieste dell'ANCI e anche della città di Napoli, ma siamo stati per molti mesi sul filo del rasoio, cioè che si poteva da un momento all'altro cadere in una situazione che dal piano di riequilibrio al predissesto si poteva cadere in dissesto. Qui il 2018, come più volte abbiamo detto, è cominciato con auspici migliori. Il benvenuto al 2018 però ancora una volta ce l'ha dato e fa anche un po' rima il CR8. Perché il CR8, in attesa che il governo mantenesse gli impegni presi e che ancora non ha fino in fondo mantenuto, ha nuovamente pignorato la cassa del Comune di Napoli. Non come l'altra volta l'intera cassa, ma anche perché ha trovato una cassa un po' più vuota, si è trovato, diciamo, a pignorare 24 milioni. Io annuncio a quest'Aula che nella giornata di ieri ho scritto una lettera molto cortese, come mia abitudine, molto istituzionale, ma anche molto ferma, come mia abitudine, al Presidente del Consiglio sul tema del CR8, perché ormai non è più rinviabile, diciamo, questa mancata decisione di tavoli che non hanno prodotto risultati, che sono interlocutori e che non consentono alla città di affrontare i temi che deve affrontare. Soprattutto in questo momento in cui, non lo dimentichiamo, stiamo per preparare, secondo la legge, secondo le valutazioni della Corte dei Conti, secondo le cose che sappiamo, non voglio essere pesante su questo punto, la nuova, non solo il bilancio entro il 28 febbraio, ma il nuovo piano di riequilibrio che l'Aula deve affrontare con un dibattito, immagino, serrato, schietto, onesto e franco. Un primo chiarimento non è mancanza di rispetto, come qualche consigliere ha detto la volta scorsa, che non ho preso io la parola, ma hanno preso la parola gli assessori. Tutt'altro. È proprio dare molta rilevanza a questa discussione, perché gli assessori sono i responsabili, secondo le deleghe, sotto la guida del sindaco dei settori, l'hanno esposto con puntualità, vi hanno trasmesso, almeno questa è stata la mia indicazione, di trasmettere a tutti i consiglieri le relazioni, anche quelle delle mie deleghe, sull'autonomia, sul mare e sulle pari opportunità. Quindi tutt'altro che mancanza di rispetto, il contrario, grande rispetto per l'Aula, ed è per questo che io non ripeto le cose che hanno detto loro. Non c'è dubbio, vado per titoli, perché poi farò un intervento, se me lo consentite, dopo aver ascoltato tutti voi, poi un intervento conclusivo, traendo anche spunto da riflessioni critiche, da suggerimenti, da consigli,
e da valutazione. Non c'è dubbio che i temi fondamentali sono il bilancio. Noi quest'anno speriamo veramente per la prima volta di poter approvare un bilancio in tempi rapidi, non arrivare sempre con l'affanno di un anno che va avanti. Quindi c'è un grande lavoro, bilancio, piano di riequilibrio, patrimonio. È vero che la sfida, è vero, lo sappiamo tutti, l'avete detto voi più volte, ma lo sappiamo noi per primi, che la sfida che dobbiamo vincere nel 2018 è quella della valorizzazione del patrimonio, che non significa solo alienazione, perché con l'alienazione del patrimonio che possiamo alienare non faremo certo la rivoluzione contabile del Comune di Napoli. Quindi valorizzazione del patrimonio, messa a reddito del patrimonio, vendita del patrimonio laddove è possibile, tributi, riscossione, lotta all'evasione. Devo dire, oggi mi sento molto più forte degli altri anni perché la squadra è più forte, c'è una squadra fatta di persone che stanno molto sul pezzo ogni giorno, abbiamo una guida importante di un ragioniere generale illuminato che ci sta dando grande sostegno nell'azione che stiamo mettendo in campo, insieme a tanti dirigenti, a tanti funzionari, a tanti impiegati, a tanti staffisti. C'è bisogno ovviamente del Consiglio Comunale, c'è bisogno di tutti noi, ma questa è la grande sfida: patrimonio, tributi e lotta all'evasione. Sono d'accordo che bisogna lavorare meglio, come ho ascoltato in alcuni interventi, sulle commissioni. Questa è una sfida del 2018 importante e qui mi auguro un salto di qualità del Consiglio tutto e per quello che posso fare cercherò di dare il mio contributo. Le commissioni sono fondamentali per noi. Ho più volte esortato gli assessori a coinvolgere sin dall'inizio le commissioni, coinvolgere forze politiche, quindi il lavoro importante dei presidenti di commissione, il lavoro importante della conferenza dei capigruppo. Insomma, io credo che questa città farà un salto di qualità forte anche se verrà valorizzato il lavoro del Consiglio Comunale. Per Consiglio Comunale non intendo solamente la maggioranza, che è solida, che è forte e non si è ridimensionata come qualcuno pensava e strillava sui giornali, ma anzi oggi si è rafforzata. È anche diventata più omogenea, più uniforme, più caratteristica della nostra esperienza, che è un'esperienza plurale, non è un'esperienza di recinto. Io non sono il sindaco del centro-sinistra, il sindaco della sinistra, io mi sono sempre rivolto ai miei concittadini e quindi qua nel Consiglio Comunale c'è un'espressione plurale. E io ho un grande rispetto anche per chi ovviamente non ci ha votato, che è all'opposizione. Quindi sono, lo dico con molta franchezza, nei prossimi 3 anni il salto di qualità sicuramente dipenderà da me, sicuramente dipenderà dalla Giunta, sicuramente dipenderà dalla maggioranza, ma se c'è un rapporto onesto e franco con l'opposizione, anche con il contributo dell'opposizione, si può fare un ulteriore salto di qualità. Noi ci auguriamo di poter dare con l'inizio di questo 2018, almeno l'abbiamo cominciato a fare, continuità nelle linee di finanziamento con le società partecipate. Questo è il nostro obiettivo, cioè finalmente non avere quell'affanno di cassa che ha caratterizzato il 2017. E ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Certo, un appello lo voglio fare in quest'aula così importante e anticipo quello che dirò poc'anzi al Presidente del Consiglio quando lo incontrerò alle 15, non è possibile. Signori miei, consiglieri e consiglieri, non è possibile che noi dobbiamo ancora stare sotto questa montagna di un debito del 1981, quando chi vi parla aveva 13 anni. Tra l'altro è un debito dello Stato, non è nemmeno del Comune, e ricordo a questo Consiglio che per sbloccare quel pignoramento abbiamo dovuto pagare circa 20 milioni di euro, assumendoci una responsabilità, anticipando dei soldi che deve dare il Governo, facendo delle delibere. Insomma, poi possiamo comprendere tutto, ma in questo momento c'è bisogno non di pagare, perché c'è importante che il governo convochi un tavolo e chiarisca una volta per tutte, non con le chiacchiere ma con i fatti, la sua posizione su questo punto. Vorrei ricordare anche in questi giorni così difficili, di vertenze così delicate sulle quali non ritorno, che questa amministrazione, tra mille problemi, mille difficoltà, non ha messo sul mercato i servizi pubblici di rilevanza costituzionale, non ha licenziato un lavoratore e una lavoratrice, anzi ha assunto e vi assicuro che se le cose vanno come devono andare, noi in questo 2018 siamo in condizioni di fare ulteriori assunzioni. Abbiamo parlato dello scorrimento delle graduatorie, come finirò questo intervento se riesco prima di andare in prefettura. Altrimenti oggi pomeriggio ho l'incontro con i lavoratori socialmente utili, anzi, mi
Mi rivolgo alle forze politiche candidate in Parlamento, alle quali auguro una buona campagna elettorale, a tutto e tutti, di prendere anche impegni su questi temi, perché loro vengono da me, no? Sindaco, ti vogliamo incontrare. Benissimo, io posso prendere l'impegno, sarei l'uomo più felice del mondo come leader politico e capo di questa amministrazione a stabilizzare gli LSU. È una vergogna che dopo oltre 20 anni questi lavoratori che fanno lo stesso lavori degli altri debbano essere pagati poco e considerati precari. Ma c'è una legge, cioè ci vuole un'autorizzazione, ci vuole il Parlamento e il Governo. Qui anche questo può venire fuori da un'aula, no? Un impegno di tutti, il sindaco lo prende, la sua maggioranza lo prende, vediamo se le forze politiche, al di là di promettere, come sento in questi giorni, pietre in diamanti, malati cronici in maratoneti, tasse eliminate, soldi per tutti, io vorrei che qualche impegno preciso magari su questi temi venisse preso e avrete il mio appoggio, anche se sono forze, come dire, a me lontane. Se ci sono impegni di questo tipo, l'onestà intellettuale che mi caratterizza, non avrò difficoltà a riconoscere questo. Come non ho avuto difficoltà a riconoscere in questo anno, l'interlocuzione col governo ha prodotto sicuramente risultati importanti. Mi sono un po' rammaricato l'altra volta, ma lo dico senza polemiche, perché come potete vedere lo spirito è costruttivo, sarà perché non devo fare la campagna elettorale, mi sento, diciamo, da questo punto di vista più leggero, anche se mi dispiace di non poterla fare, vi devo dire la verità, perché mi piacerebbe. Ma l'altra volta sentivo parlare gli assessori, devo dire che con molta diligenza, in pochi giorni, poi potete condividere tutto, nulla, qualcosa, la gran parte delle loro relazioni, hanno fatto un lavoro faticoso, perché voi siete persone che conoscete comunque come noi lavoriamo. La potete pensare come volete su di noi, ma siamo persone che dalla mattina alla sera lavoriamo per la città. Mentre gli assessori parlavano, mi dovete anche dare atto che io difficilmente mi alzo da questa sedia, sto seguendo, nonostante i mille impegni, le mille problematiche, sofferenze, tragedie, voragini, occupazioni di binari e altro, c'erano consiglieri anche molto autorevoli, diciamo, di questo consiglio, devo dire, dell'opposizione, che mentre gli assessori parlavano non solo non ascoltavano, ma rilasciavano contestualmente dichiarazioni alla stampa con cui commentavano dichiarazioni degli assessori che non avevano manco ascoltato. E allora ci dobbiamo capire, questa giornata e la prossima che verrà serve? Il sindaco prende l'impegno di ascoltarvi e per quanto è possibile, se fate, come dire, considerazioni di buon senso e politicamente potabili chiaramente per la linea politica di questa maggioranza, io mi farò atto non solo di ascoltarla ma cercare di realizzarla. Però vi pregherei, oltre alla critica che magari già pensate di fare, alle invettive che pensate di rivolgere all'amministrazione, almeno di ascoltare, perché credo che sia un fatto di correttezza. E non entro nello specifico di chi ho visto dichiarare alla stampa, ma non dichiarare alla stampa è legittimo, ma giudicare le relazioni degli assessori senza manco averle ascoltate. Cioè, questo sinceramente mi sembra una cosa, poi ognuno la può fare, può pensare come vuole, ma è una mancanza di rispetto nei confronti di chi sta su indicazione del Consiglio e soprattutto su indicazione della minoranza facendo un lavoro che non è sottrazione al nostro lavoro, è un momento importante di verifica a cui noi crediamo, perché sappiamo che abbiamo dei limiti, sappiamo che alcune cose non le abbiamo fatte, però sappiamo anche che vogliamo raccontare alla città attraverso il Consiglio Comunale le cose che certe volte anche qui, senza polemica per nessuno, sui mezzi di informazione non si leggono. E siccome il lavoro è talmente enorme che ogni volta che ascoltiamo le cose fatte, che hanno avuto anche la sintesi, perché qualcuno si è anche un po' polemizzato, qualcuno mi ha anche detto: sindaco, però mamma mia, possiamo mica ascoltare per mezz'ora ogni assessore? Infatti hanno dovuto comprimere, qualcuno ha parlato per 10 minuti. Anche qui mi auguro che le relazioni siano state lette per essere valutate, criticate, sostenute e incoraggiate. Non c'è dubbio che in questo momento bisogna rafforzare per i prossimi 3 anni una filiera amministrazione, politica, consiglio comunale, attuazione del programma. Io quello che posso garantire è che noi faremo di tutto con la nostra maggioranza e, se possibile, con il contributo della minoranza, di realizzare tutti i punti del nostro programma. E se dovessi indicare una priorità, non è solo la messa in sicurezza dell'ente, perché guardate, questo è un tema che noi ci caricheremo di fare, ma credo che prima o poi questo paese, alla luce, no, anche delle cose che ogni giorno accadono, nella sicurezza del nostro paese, che non è solo il tema della sicurezza delle baby gang, è la sicurezza delle montagne, è la sicurezza delle rotaie
dove corrono i treni, è la sicurezza dei fiumi, è la sicurezza delle scuole, è la sicurezza di tutto. Mi auguro che chi si prepara a governare il paese o a legiferare affronti il tema del debito. Perché senza affrontare il tema del debito nel nostro paese, noi andremo sempre e comunque in affanno. Ma nonostante questo, quindi messa in sicurezza dell'ente, valorizzazione del patrimonio, capacità di riscossione, lotta all'evasione, innalzamento della qualità dei servizi, rilancio di tutte le società partecipate, a cominciare dall'azienda del trasporto pubblico ANM, e consolidare uno degli aspetti che maggiormente hanno caratterizzato la nostra esperienza, cioè quello di ridare forza a una città che ormai era mortificata e priva di forza, consolidare quelle esplosioni che a noi piacciono, che sono quelle delle energie culturali della nostra città, una partecipazione popolare, la voglia di fare politica. E se guardiamo nei documenti che ho letto anche in questi giorni, dei due gruppi che si sono formati, la volontà non di arretrare, non di smarcarsi, non di mettersi a fianco, non di mettersi indietro, ma anzi di provare a fare qualche passo in avanti tutti insieme, perché in città è sempre complicato trovare una sintesi, io provo a fare uno sforzo ogni giorno, come ho anche detto ieri durante un'assemblea pubblica importante. Non ho molta fiducia, sono un uomo sempre ottimista, ma non ho molta fiducia che i governi che verranno, anzi il governo che verrà, qualunque esso sia, avrà un cambiamento di rotta nei confronti degli enti locali, le città, del Mezzogiorno. No. Quindi questi 3 anni, come abbiamo fatto negli altri anni, ce la dobbiamo vedere noi con le nostre forze, ma anche con la nostra maturazione. Perché dopo 7 anni siamo in grado di poter prevedere meglio alcuni rischi, di poter superare meglio alcuni ostacoli, di poter correggere anche dei limiti, ma non abbiamo più il tempo per poi avere altro tempo. Cioè in 3 anni noi dobbiamo raggiungere quegli obiettivi. Quindi io ho la forza, la carica e anche l'entusiasmo, perché quando presenteremo il bilancio del rendiconto di un'esperienza di 10 anni, noi vogliamo fare in modo che questa città non abbia particolari punti deboli, avrà sicuramente sofferenze, avrà sicuramente problemi, ma quelle che sono le sfide che avete ascoltato nelle relazioni degli assessori sono le sfide che noi porteremo a compimento su ogni punto, perché c'è la volontà. Abbiamo deciso di non distrarci da questa campagna elettorale proprio perché siamo concentrati su pezzi che se ti distrai un giorno rischi il baratro. Penso al trasporto, penso ai conti del Comune di Napoli, penso ad altri temi. Quindi la concentrazione mia in particolare è massima. Mai come in questi mesi sono stato concentrato davvero su tutte le questioni, da quelle istituzionali, in questi giorni a quelle politiche. Sto ascoltando molte persone, sto ascoltando i gruppi, sto ascoltando i miei collaboratori, perché voglio prendere delle decisioni importanti di cui mi assumo come sempre le responsabilità. Quindi per noi l'attuazione del programma e questa verifica a che cosa serve? Serve a farvi capire che noi siamo determinati, serve a farvi capire che noi crediamo nel nostro programma che non è cambiato. Siamo persone coerenti e non contraddittorie, ma pensiamo anche che ci sono dei punti che si possono migliorare, si possono aggiornare e possono avere anche il contributo del Consiglio Comunale. Perciò per noi è importante, e sono d'accordo con quello che diceva poc'anzi la consigliera Valente, di fare quanto prima la fine di questa verifica, perché prima finiamo, più tempo abbiamo per ragionare anche sulle vostre considerazioni. Mi rendo anche conto, come dire, che ci sarà anche un tema da campagna elettorale in questa discussione, ma noi cercheremo di epurare gli aspetti propagandistici dalle critiche costruttive e su questo sicuramente cercheremo di impegnarci e impegnarci al massimo. Un'ultima considerazione in questa verifica di programma. La voglio fare per questi 7 anni che hanno caratterizzato la nostra azione, in questo anno e mezzo, perché la verifica di programma riguarda l'anno e mezzo, che però va in continuità col precedente, con i tanti cittadini napoletani che devo dire ci hanno molto incoraggiato in questi anni, ci hanno criticato quando è giusto che la gente critica, chi amministra la città, che vivono delle sofferenze per chi pensa di portare a casa un risultato illecito sulla pelle dei napoletani, come l'altro giorno. A proposito dei detriti che sono stati messi sull'interscambio dei binari della linea metropolitana o come tutte altre cose,
Ma il popolo napoletano è un popolo che ha riscoperto la voglia di partecipare, quindi anche la voglia di criticare, la voglia di incoraggiare, la voglia di sostenere e soprattutto l'orgoglio di una comunità. Di una comunità che, come ha detto il presidente della Corte d'Appello ieri, quindi non il sindaco di Napoli, che non ha mai sottovalutato anche le cose gravi che stanno accadendo in questi giorni, i reati nella città di Napoli sono di gran lunga minori rispetto ad altre città, che sono addirittura in diminuzione, che c'è un impegno delle forze istituzionali senza precedenti, eppure siamo stati per una settimana in tutte le pagine del mondo come se a Napoli non si potesse più venire perché se esci di casa rischi di non tornare la sera. E voglio subito chiarire, perché altrimenti mi dovrò trovare di fronte a chi dice il sindaco sottovaluto. Io non sottovaluto per nulla, nulla sottovaluto, né le baby gang, né le azioni criminali che sono state messe in campo l'altro ieri, mettendo in pericolo i trasporti della nostra città, l'azienda, i lavoratori onesti, ma soprattutto i napoletani, di chi la mattina si è svegliato per andare a trovare un parente in ospedale, per chi doveva andare a scuola e per chi doveva andare al lavoro. Quindi c'è non la sottovalutazione di nulla. E mai come in questo momento di campagna elettorale non sottovaluto e non sottovalutiamo nulla. Quindi un ringraziamento da parte mia, guidando una città complessa, a tutte le forze istituzionali che con uno spirito di cooperazione ci stanno sostenendo nell'azione di amministrazione in una città complicata. Un ringraziamento alla maggioranza. Oggi mi sento ancora più soddisfatto perché vedo una maggioranza sempre più coesa, sempre plurale, sempre pronta alle sfide più grandi. Voglio ringraziare gli assessori che mi sostengono, mi sopportano e mi supportano chiaramente nell'azione, il livello amministrativo e lancio a me stesso una sfida. Che quello che abbiamo raggiunto è una parte dei risultati, c'è ancora tanto da fare. I prossimi 3 anni non possono finire se non con il raggiungimento di tutti gli obiettivi che avete trovato nelle relazioni che vi abbiamo allegato, nelle cose che diciamo ogni giorno, perché siamo fortemente motivati non perché dobbiamo avere dopo una medaglia politica, ma perché noi siamo quelli che abbiamo scelto di rimanere a Napoli. E probabilmente dopo quell'esperienza ci sarà anche chi continuerà a fare politica, chi continuerà a fare cose ancora più complesse, chi magari tornerà a fare il cittadino, ma sicuramente resteremo a Napoli. E quindi se noi siamo tutti quanti impegnati a migliorare anche le cose che ancora non vanno a sufficienza, noi staremo in una comunità in cui si vive meglio. E chi amministra questo vuole fare, altrimenti non avrebbe senso di dedicare 10 anni, 7, fra 3 saranno 10, esclusivamente alla città di Napoli, quindi è sicuramente un atto nostro di amore per questa città, lo stiamo facendo con lealtà, lo stiamo facendo con onestà, lo stiamo facendo nel rispetto di tutti e consentitemelo di dirlo a quest'Aula, ci siamo conquistati anche un grande rispetto da parte di tutte le istituzioni, non solo nazionali, ma anche internazionali. La città di Napoli è forte perché questo Consiglio Comunale ha scritto delle pagine importanti, perché questo sindaco si è assunto delle responsabilità importanti insieme alla Giunta. Ma soprattutto perché la gente di questa città ha contribuito enormemente ai risultati che abbiamo raggiunto. Altrimenti, senza la gente, tutto quello che abbiamo fatto non avremmo fatto, perché non abbiamo avuto nessun regalo, non ci hanno dato nessuna legge speciale, non ci hanno dato nessun canale preferenziale e anzi, lo devo dire con onestà, ad eccezione dell'ultimo anno di governo, abbiamo avuto numerosi ostacoli dai governi nazionali e dai governi regionali che si sono succeduti. Quindi noi continuiamo con la nostra autonomia nella speranza che il governo che verrà ad aprile sarà un governo che si occuperà degli enti locali, che si occuperà delle autonomie, che sarà vicino ai territori, sarà vicino alle genti, sarà vicino ai sindaci. Questo accadrà? Secondo me non accadrà e questa è l'unica previsione negativa che faccio. Quindi l'obiettivo che dovremmo mettere in campo sarà un obiettivo ancora una volta di dimostrare che Napoli con le sue forze scrive una pagina diversa e soprattutto lo scrive con onestà. E quindi questo lo voglio dire anche a qualche profeta di turno che ho sentito qua dentro l'altra volta, che si è permesso di giudicare sotto il profilo della legalità e della trasparenza alcuni nostri comportamenti, anticipando suo malgrado alcune decisioni degli organi di controllo, e poi invece abbiamo visto che le prime decisioni che sono arrivate sono decisioni che hanno dimostrato che noi possiamo sbagliare, che dobbiamo fare di più, che dobbiamo correggere alcuni attivi, ma siamo un'amministrazione che si è messa sulla strada giusta, che lo fa con correttezza, che scala una montagna in condizioni certe volte improbabili e lo fa nell'esclusivo interesse del popolo che amministriamo e che ci ha sostenuto. Quindi da questo punto di vista mi auguro che gli interventi che farete nei prossimi giorni
mi consentiranno di correggere eventualmente delle cose, di migliorarle e anche di riflettere su tutto quello che è stato fatto e quello che faremo nei prossimi anni nella guida della nostra città. Quindi grazie davvero a tutti perché in questo anno e mezzo è stato un anno davvero faticoso e credo che nonostante tutto e nonostante i limiti abbiamo raggiunto degli obiettivi davvero importanti nella nostra città e i prossimi li vedrete nel prossimo anno, nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Se nel 2021 le cose non le avremmo fatte bene, sarà non solo i consiglieri comunali di questa città, ma i cittadini di Napoli che ci giudicheranno negativamente. E qua invece, e chiudo, mi sento di essere ottimista che noi saremo valutati positivamente perché con la caparbietà che ci contraddistingue, il coraggio, la tenacia, l'autonomia e la forza, noi raggiungeremo tutti gli obiettivi, o quasi tutti chiaramente, perché tutti sembrerebbe un po' presuntuoso, gli obiettivi che ci siamo dati in questi 10 anni di governo. Ho bisogno del sostegno della maggioranza, leale, franco, costruttivo, ho bisogno della critica costruttiva della minoranza e mi auguro che il Consiglio Comunale nel 2018 lavori ancora meglio, soprattutto le commissioni, come è stato auspicato anche da esponenti importanti dell'opposizione nei giorni scorsi. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Grazie.